Ciao ragazzi, continuiamo il tutorial della nostra test. Siamo arrivati qui, selezioniamo Z-sfera 3D, Subtool, Appendi. Ok, ora abbiamo appeso la nostra Z-sfera. Ora scaliamolo un po'. Deformazione. Misura, e andiamo fino a 100. Transform, attiviamo la trasparenza. Misura, e la abbassiamo ancora. Ok, 100 ancora. Attiviamo mu. Lo switchiamo in Polymesh 3D, così. Appendi. Ok, adesso è appeso. Ora attiviamo Move, andiamo in questo cerchietto, in questo cerchio di questi tre, quello al centro, clicchiamo e lo spostiamo qui, clicchiamo, lo spostiamo qui. Questa maniera qua, ok, draw, andiamo sempre deformation, misura, stessa cosa, allora disattiviamo. Ora
diciamo così, può andare. Mettiamo il pennello, attiviamo la simmetria, pennello mu, mettiamo un po' il pennello, sbagliato, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro, andiamo avanti, andiamo avanti, torniamo indietro, ok, move. Così. A selezionare la nostra testa, selezioniamo la nostra Z-sfera, move, allora. Misura così, dove stai andando?
Pietro, andiamo a selezionare la nostra testa. Così. Ecco, abbassiamo il pennello. Abbiamo premuto CTRL. Ok, data sera CTRL I. E adesso andiamo a muovere. CTRL schiacciato. E andiamo a muovere. Ecco, una lisciata. Lisciata. Ecco. Attiviamo la sfera. Draw. Così. Allora, direi che per questo tutorial è tutto. Ci vediamo al prossimo.